Le immagini di festa dopo il successo della nazionale agli europei preoccupano e non poco gli epidemiologi su tutto il territorio nazionale. Anche in Toscana c'è una risalita dei contagi e all'orizzonte l'ipotesi di un ritorno in zona gialla, ipotesi che sembrava assolutamente remota fino a qualche giorno fa. La causa principale della ripresa è dovuta alla variante Delta, che in qualche modo va ad aggirare la copertura vaccinale. È chiaro che siamo già di fronte ad una tendenza di aumento dei casi dall'inizio di luglio, dice al Corriere Fiorentino Fabio Voller, responsabile dell'osservatorio epidemiologico dell'Agenzia Regionale di Sanità. I dati non lasciano dubbi, a questa evidenza è attribuibile alla variante Delta, ma anche alla brasiliana, oltre che agli assembramenti visti dopo le cadute delle restrizioni. Il fenomeno riguarda soprattutto i più giovani, dai 10 ai 29 anni, ed è abbastanza analogo a quello che abbiamo vissuto nell'estate del 2020, solo che stavolta succede, contrariamente alle previsioni, con un mese di anticipo. Lo scorso anno, infatti, la risalita dei contagi arrivò soltanto ad agosto inoltrato. Secondo Voller ci sono ragioni di preoccupazione, ma anche di fiducia. I dati dei contagi aumenteranno, ma ci sono buone ragioni per pensare che i numeri più importanti, ovvero le ospedalizzazioni e i decessi, non riprenderanno a salire come invece successo un anno fa. Tra una quindicina di giorni potremo cominciare a verificare l'efficacia reale della campagna vaccinale, tenendo conto che l'83% degli over 50 è già vaccinato. Gli esperti continuano a sottolineare ancora che i contagi emergono alla spicciolata. Questo dipende non soltanto dal numero dei tamponi che viene effettuato, ma anche al tracciamento che sembra essersi di nuovo inceppato. Inoltre, i test per verificare se il caso positivo si tratti veramente di variante arrivano con un deciso ritardo e qui, dunque, diventa più difficile spegnere l'incendio.